Euro Regione News. Bertiolo, il Friuli Venezia Giulia si presenta fino al 31 marzo. Grande evento per l'apertura ufficiale con l'emozione e la gioia del sindaco Eleonora Viscardis, che invita tutti a Bertiolo anche per le prossime due settimane. Saranno tante le persone che hanno assicurato la loro presenza, naturalmente oltre a tutti i produttori, quest'anno 82 produttori hanno presentato i loro vini alla mostra concorso Bertiolo al Friul, e oltre a tutti loro che chiaramente saranno trepidanti per i risultati, perché essere premiati a Bertiolo ha una valenza molto importante in regione, concorso ripeto regionale per i vini regionali, che diciamo dove si confrontano i vini di tutti i consorzi DOC della nostra regione. Oltre ai produttori, che sono i veri protagonisti insieme al vino, saranno tante le autorità presenti, e di questo diciamo ringrazio veramente della vicinanza alla regione, che sarà rappresentata dal vice governatore Riccardo Riccardi e tanti amministratori, proprio di questo ne sono felice, tanti amministratori dei comuni vicini al nostro. Ma la festa del vino e tante altre cose, tanti sono gli eventi culturali, e questi sono proprio quelli che sono capaci di attirare un pubblico molto fuori. Il primo weekend sarà dedicato alle famiglie, ai bambini, con attività rivolte proprio di intrattenimento ai bambini, animazioni, giochi, sport. La seconda invece è la tipica festa di San Giuseppe, con la fiera di San Giuseppe, perché proprio la festa del vino cade a cavallo della festività di San Giuseppe del 19 di marzo. Ci sarà la fiera con espositori, con esposizioni anche di macchine e di veicoli d'epoca, e spettacoli teatrali. L'ultimo weekend invece sarà quello dedicato ai motori, e ci sarà il moto raduno, anche questo ormai storica presenza qui a Bertiolo. Tanti gli eventi, cultura, ci sono delle mostre, la mostra di Giulio Piccini presso la sede delle associazioni, con sculture e bozzetti di sculture, e tante altre piccole dislocate nei paesi di artisti locali. Ma la cosa più importante, naturalmente, che si trova per le vie del paese, sono i chioschi, che hanno un'offerta enogastronomica di qualità. Ci sono i chioschi, ma ci sono anche i pubblici esercizi, che per l'occasione si sono organizzati, attrezzati per offrire il piatto tipico ciascuno, naturalmente accompagnato da solo ed esclusivamente buon vino, perché a Bertiolo si beve bene. Dal Medio Friuli, per Euro Regione News, Marco Mascioni. Euro Regione News.